Noi abbiamo deciso di ponere questi salotti letterari mettendo a confronto due libri con tematiche analoghe. Allo Spazio Open di Via Filippini, Aldo Libri incontra nel suo salotto i giornalisti Pietro Melì e Filippo Veltri. L'occasione è la presentazione dei loro volumi Inchiesta sui sequestri di persona. Sui drammi che ci sono stati e anche sulle ricadute che questi sequestri hanno avuto sull'intera società calabrese. Una stagione oscura, lontana, durata 20 anni esatti, al 1972, eppure ancora capace di trascinare un immaginario collettivo quando si parla di Aspromonte. San Luca! Ha pagato e continua a pagare ora. San Luca continua a pagare ora. Momenti terribili, non ancora chiari per certi versi, fatti di gente che per una busta della spesa teneva un ostaggio per una giornata. Nonostante tutto il rumore che si fece attraverso le manifestazioni, le iniziative della mamma di Cesare, non venne pagato nessun riscatto da parte dello Stato. Episodi che dopo il triangolo ionico rimandavano alla sola terra sarda e in nessun altro luogo più, impossibile paragonare, distinguere. Una questione di cui all'epoca si parlò poco e che era di una trattativa sostanzialmente, Stato 'Ndrangheta, lo Stato non direttamente ovviamente per capirci, per interposta persona, ma pezzi dello Stato che intervennero in alcuni sequestri effettuati nella Locride soprattutto, anzi essenzialmente nella Locride, per arrivare al rilascio degli ostaggi, perché si era creata una situazione che lo Stato a livello centrale non reggeva più di fronte all'opinione pubblica. Di certo c'è che l'Ndrangheta, quando capì che le grandi opere avrebbero portato economia, non ci pensò due volte a chiudere il capitolo. Le nuove leve intanto, a prezzo della morte, puntavano sulla droga e i soldi facili. Quale effetto hanno avuto i sequestri sulla società calabrese, il costo che la società calabrese ha pagato e via dicendo? Forse troppi silenzi restano ancora in quegli anfratti tra boschi e armacere, troppe ombre si girano in quei luoghi dove nessuno è voluto mai tornare per dare un contorno e con nessun limite a quei giorni di paura. Abitualmente gli ex ostaggi dell'anonima sequestri non confidano mai le loro pene, nessun ex sequestrato ha mai fatto un libro intervista, questo ritengo sia probabilmente il primo e forse anche l'ultimo, perché nacque, come dicevo, occasionalmente un incontro così a teatro fra me e lui, eravamo con degli amici, poi a cena si aprì e io capii che lui aveva la necessità ovviamente di aprirsi finalmente, quindi dopo vari tentativi, dopo un paio di mesi sono riuscito ad avere questa apertura.